Hello everyone! Ragazzi, oh my god, è tanto che non vloggo, no? Voi un po' mi conoscete, sapete che quest'anno sono stata tanto a Roma, nonostante i miei viaggetti, ne ho fatti parecchi, però di 3 giorni, 4 giorni massimo, la mia voglia di viaggio non può essere più contenuta. E quindi 2 settimane fa mi è presa la botta di matto come sempre, ci pensavo da un po' però, e ho detto basta, prendo un appartamento per un mese a Las Palmas, Gran Canaria. Ovviamente continuerò a lavorare, non mi sono presa giorni off, se non oggi che parto. Spero tanto che internet funzioni, questa è l'unica cosa che mi spaventa proprio. Parto tra 2 ore, a dopo. Ciao amore mio, ci penso a papà a te, ok? Scusa, scusa, non ti volevo svegliare, ma ti volevo salutare. Ciao amore mio. L'aereo è in ritardo di 40 minuti. Sono arrivata in aeroporto con un po' di ritardo, ma le valigie sono arrivate subito e per fortuna la mia c'era. Sapete che non sono molto fortunata con le valigie di solito. Poi ho deciso di prendere un taxi. Avrei potuto prendere l'autobus, però era un po' tardi, ero stanca e ho detto vabbè, taxi sia. Sono arrivata, sto per vedere il bed and breakfast e questo è il momento della verità. Sono molto contenta, però devo capire come funziona questo bed and breakfast. Ok, il mio bagnetto per un mese, va bene. E la mia casetta per un mese. Allora, ho posato le cose, ma proprio al volo. Ho visto che c'era un supermercato proprio sotto al mio building, che è fantastico. Prendo solo l'acqua, poi vado in giro a... Mi guardano tutti perché poi parlo pure italiano. Purtroppo già sono le 9:20, il volo era tardi, qui non so nemmeno quando chiudono. Domani faccio la spesa, faccio tutto, stasera vado in una scoperta un'oretta. Però qui l'acqua del rubinetto non si può bere. Ma che fortuna che c'ho il supermercato sotto casa. Allora ragazzi, vedevo che tutti prendevano questi bottiglioni giganti che sembravano... Avete presente tipo le damigiane d'olio, quei bottiglioni grossi così? E poi c'erano le bottiglie normali, che però non prendeva nessuno. Ho detto, no, ma io non voglio prendere bottiglione perché a volte me la metto vicino quando insegno. Non mi ho ogni volta di dover versare il bottiglione gigante, no? E quindi ho preso queste due casse normali. Ecco, sapete quanto costavano? Non si vede. 9 euro. 9 euro? Per queste due casse d'acqua. Penso che inizierò a prendere il bottiglione. Questo è quello che vedo appena esco dal portone. C'è il mercato che è un po' loud anche durante la notte, però devo dire che a me non dispiace. Adesso se attraverso la strada tecnicamente dovrei essere in spiaggia. No, regà. Ma tanto lavorerò tutto il giorno. Allora, il posto dove è il mio bed and breakfast mi piace un sacco finora. Poi è davvero davvero vicino al mare, che io non amo il mare. Però non lo amo per starci, cioè non mi piace prendere il sole. Però finisco di lavorare magari, anche perché qui siamo un'ora indietro. Quindi se in Italia finisco di lavorare alle 7, qui finisco a lavorare alle 6. Se finisco a lavorare alle 8, qui sono le 7. Quindi c'è ancora il sole, posso uscire, farmi una passeggiata, vedere la gente che fa magari aperitivo. Non so se fanno aperitivo qui alle Canarie. Mi piace finora tantissimo e mi sono seduta qui perché sono già le 9:30. Ah, questa sembra tipo un'osteria, cioè non posso incontrare la gente, però ho preso questo. Antipasto semplice, tipico pane e aioli. È buono, ma ragazzi è letale. Cioè se venite qui accompagnati o avete intenzione di tornare accompagnati quella sera, letale. La ragazza del posto mi aveva consigliato queste sardine fritte che erano effettivamente molto buone e questo pesce che per i miei gusti era un po' troppo condito. C'era un sacco di aglio e tanto olio. A me piace il pesce semplice. Ok, domani voglio esplorare un pochino, quindi adesso è 12:30, ho sistemato la valigia più o meno, sono piena, direi che è l'ora di andare a letto. Buonanotte.
Buongiorno! Oggi è il primo vero giorno qui a Gran Canaria e ho deciso di vedere non Las Palmas, perché tanto comunque la vedrò anche mentre lavoro, cioè se ho due orette libere, ma una città che sta dall'altra parte dell'isola e quindi in via assolutamente eccezionale ho deciso di noleggiare una macchina che non costa tanto, costa 30 euro al giorno. Non lo farò mai più, non mi piace guidare, non mi piace guidare in Italia, figuriamoci in un posto che non è casa, addirittura con una macchina che non è la mia. Ci vogliono tipo 50 minuti per arrivare qui e 50 minuti in apnea non sono piacevoli, quindi non accadrà mai più. Però stamattina ho fatto colazione. Il cappuccino non era male, anche se non avevano nessun latte vegetale. E poi la ragazza del bar mi ha consigliato questi due dolcetti. Questi sono i dolcetti al cocco, quelli piccolini che vendevano, non mi ricordo dove, quando ero piccola li mangiavo sempre, erano tipo così, ma la metà. È dura, non è una ciambella morbida. Troppo dolce, meglio la ciambella normale per me. Adesso andiamo a vedere questa cittadina carinissima. Guardate com'è carino già qua. Devo dire che questo paesino è delizioso, è davvero tanto carino con tutti questi fiorellini, questa architettura. C'è odore d'erba, mi piace molto, ma visto che comunque sarò qui per un mese, sono contenta di aver scelto Las Palmas, perché comunque è una città, quindi ancora non l'ho vista, però penso che ci sia potenzialmente, cioè qui mi sembra proprio una località di mare, conoscendomi potrei stufarmi. Ci sono i pesci, Ichi, sorry. Allora, non so se vedete questi granchi enormi, ma ho scoperto che questi granchi mi fanno davvero tanto schifo. E io penso che sia perché io ho paura dei ragni, tantissimo. Cioè, nessun animale mi fa senso come ho paura come mi fanno senso i ragni. Penso che vengano dalla famiglia degli aracnidi anche loro, che poi si siano evoluti per stare in mare, ma fanno davvero schifo con tutte quelle zampe come si muovono. Sono appena stata fermata da una coppia di spagnoli, due signori. Ho notato questa cosa qui. Alle Canarie almeno, non lo so, nessuno mi parla in inglese, partono subito in spagnolo. Io poi lo capisco molto bene lo spagnolo, ma sono laureata e tutto quanto, però è tanto anche che non lo pratico, no? Ma anche prima che io possa dire qualsiasi cosa, loro partono in spagnolo a parlare velocemente, cioè proprio come se ovviamente io capissi, ovviamente, quindi non fanno lo sforzo di parlare lentamente. Questa cosa devo dire mi piace, perché mi fa sperare bene per la mia fluency alla fine di questo mese. Pranzo leggero con insalata di gamberi e avocado e poi tutta vita. Il mio primo bicchiere di sangria, ragazzi, io non bevo, però la sangria mi piace. È molto buona. Ci sono le dune come se fosse un deserto e quindi io sto sfidando la sabbia con le scarpe, ovviamente, perché limito i danni, per andare a vedere queste famose dune e io spero che siano molto belle. Carino, se non fosse per la sabbia. Sono tornata adesso e sono cotta e anche un po' bruciata, guardate. Col segno dello zaino. Avevo lo zaino tutto il tempo. Ho fatto anche la prima spesetta tornando, perché stasera mangio a casa. Adesso mi butto in doccia. Ciao. Buongiorno ragazzi. Ieri ero morta, cioè ero proprio sfinita. Ho mangiato, mi sono fatta un'insalata a casa. Non pensavo, ma poi dopo sono anche uscita. Ho fatto solamente un giro per vedere com'era la movida, perché era un venerdì sera e sì, c'erano dei localetti, ma non direi che era proprio affollato. Oggi ho prenotato un tour guidato del centro della Las Palmas di 70 minuti, che mi piacciono tantissimo i tour guidati, perché mi piace parlare con le guide e sentire tutte quelle belle informazioni che alla fine, se non prendi una guida, sì, dici poi dopo tanto mi informo io online, ma non è vero, poi alla fine non lo faccio mai. Vi posso dire che ho fatto un errore ieri, più di uno, quindi mi sono bruciata la bronzatura del turista. E poi ieri, visto che qui, insomma,
messo un po' di trucco. Bene, ho il corpo abbronzato e la faccia bianca. Quindi quando poi ieri mi sono fatta la doccia, il mio corpo era tutto bello, con i segni però, abbronzato. E poi però in faccia sembrava un fantasma. Quindi oggi ho messo la crema solare, ma non mi sono truccata in faccia. Cerco di riequilibrare la situazione. Per andare nel centro storico ho preso l'autobus che avevo proprio sotto casa e devo dire che è stato facile e veloce. Allora, voglio dire una cosa. Ho notato fin dal primo giorno che qui alle Canarie, come un po' anche in Italia, però qui mi sembra ancora di più, forse facilitato anche dal clima, le persone di una certa età, gli anziani, escono e fanno gruppo. Ho visto prima proprio passando in autobus gruppi di vecchi, ma era proprio tipo tanta gente, che giocavano a scacchi. Li ho visti già dalla prima sera che facevano pranzo, cena insieme. Ci sono persone anziane che si godono la vita sociale e a me questo piace tantissimo, perché in alcuni paesi non è così. Per esempio già in America non è tanto così, gli anziani tendono ad essere un po' più isolati, forse a casa. Magari anche l'architettura delle città in America spesso non aiuta, non sempre, però è una cosa che mi piace molto della Spagna e anche dell'Italia, e qui la sto notando proprio tanto tanto. Mi è piaciuto molto. La guida era preparata e mi è piaciuto anche il fatto che fosse in spagnolo, così ho potuto sentire tutte le differenze di pronuncia, di accento, ma anche di lessico che ci sono tra lo spagnolo, quello magari di Madrid, e questo delle Canarie. A proposito, Canarie dicono che può darsi che derivi da can, tipo perro, ovvero cane. Per pranzo ho mangiato queste tipiche papas arrugadas con le salse che si chiamano mojo, che viene dal portoghese. Mezza porzione, sono comunque un sacco. Mamma mia, c'è un odore d'aglio. Inizio con la salsa rossa. Molto buona. Vediamo quella verde. Questa è più fresca, più prezzemolosa. Io vado di rossa. Allora, ho preso questo coso che si chiama gofio, perché la guida me ne ha parlato e ha detto che è un misto tipo di farina di miglio e farina di mais, che tutti qui alle Canarie crescono mangiando questo coso in continuazione sempre, e quindi ho detto vabbè, lo devo provare assolutamente. Si mangia con la cipolla cruda, che lo devi mangiare così tipo cucchiaio. Adesso io non so se, magari oggi pomeriggio incontrerò qualcuno, parlo con la gente, non posso ucciderli. E poi ho preso un ceviche, perché questo posto è un posto fusion, ma adesso vado a provare questo primo coso di gofio. Che buono! È una pappa tipo di farina che però sa un po' di mare, perché io l'ho ordinato tipo con marisco. Provatelo, provatelo se venite qui e... See you later. Ci ho ripensato, sto qui, YOLO, no? Lo facciamo in modo tradizionale. Prendi la cipolla, così, praticamente. Oddio. E poi, fai così. È buono, sì che è buono. Poi però non potrò parlare con nessuno. Sì. YOLO. Vabbè, sono tornata. Direi che questo vlog, adesso non so cosa farò stasera, probabilmente farò sempre un giro, magari berrò anche qualcosa, chissà. Direi che questo vlog è già abbastanza lungo, io sono già abbastanza stanca, quindi grazie di aver guardato, grazie mille di aver guardato. Se vi è piaciuto questo vlog, iscrivetevi e farò altri vlog dalle Canarie. Ciao.